domanda. Mister Bonitta, la vigilia della seconda fase a Bari. Che possiamo dire? Allora, intanto possiamo dire che Bari ci ha accolto benissimo. Siamo certi che domani sera ci sarà un pubblico caloroso che ci darà una mano, perché queste sono le partite che contano. Saranno quattro partite che definiranno il nostro futuro, quindi credo che fin da domani si vedrà di che pasta siamo fatti, e speriamo che di essere fatti di buona pasta. Il bilancio della prima fase di Roma? Il bilancio è molto buono, io credo che nessuno è perfetto, nessuno è una macchina, per cui abbiamo fatto quello che dovevamo, soprattutto in termini di spirito di squadra, di senso di appartenenza, gruppo coeso. Dal punto di vista tecnico abbiamo fatto cose molto belle, purtroppo in alcuni momenti anche per merito degli avversari non ci sono sempre riuscite le cose migliori, però direi un bilancio altamente positivo. Alla luce dei risultati della pool D di Bari, cosa conoscete delle nuove avversarie? Conosciamo molto, se non quasi tutto, perché le abbiamo già incontrate, perché le conosciamo avendole viste più di una volta, quindi sono tutte formazioni, come ho detto, conosciute, molto diverse tra di loro, due squadre asiatiche con una particolarità molto importante, mentre le altre due sono europee, quindi una alla volta. Quanto stimola il risultato negativo, se vogliamo, della maschile alla femminile per far meglio? Nulla, non viviamo sulle classifiche e i risultati di altri, noi viviamo sulle nostre sensazioni, le nostre emozioni, la nostra storia è diversa e non è inquinata, tra virgolette, da nessun altro risultato. Bonitta bis, che cosa c'ha di meglio? Bonitta bis di meglio ha che è un po' più consapevole, non solo io personalmente ma anche la squadra, di quello che sta facendo. Nel 2002 abbiamo fatto una bella cavalcata un po' a sorpresa, qui siamo consapevoli di avere una discreta forza per poter fare un buon risultato. Quindi di meglio c'è questa consapevolezza interiore e di gruppo più alta. Beh, tecnicamente non è facile avere di meglio di quella squadra che vinse nel 2002, perché giocammo veramente bene con un giocatore sopra le righe che fu Elisa, quindi credo che tecnicamente è diversa, ma è difficile essere meglio di quella squadra là. Guardando le classifiche di rendimento, non ci sono azzurri nei primissimi posti, ci sono molti cinesi, giapponesi. Che cosa vuol dire questo? Qual è la forza di questa squadra italiana che ha vinto il girone e nell'ultima partita è stata condizionata dalle assenze, evidentemente, contro la Repubblica Dominicana? Sì, non solo. Ripeto, io credo che la Dominicana abbia fatto una grande partita contro di noi, quindi ripeto che secondo me il punto che abbiamo preso è stato un punto guadagnato. Rispetto alla squadra del 2002, che così mi aggancio, siamo più squadra, ma non in termini di spirito di squadra, in termini di elementi, di numero di giocatrici che possono essere utili e possono entrare in qualsiasi momento. Allora avevo un sestetto un pochino più consolidato, una squadra che giocava un po' più a memoria, e quindi è diverso per questo. Noi non abbiamo giocatrici nelle classifiche, ma abbiamo probabilmente la squadra che gioca meglio in termini di 14 atleti. È un pericolo quando parlo. Non sono tantissimi. Lo so. Senta, dicono che lei si è cambiato solo perché almeno un po' più tenero, più alto, ma soprattutto si porta dietro l'esperienza del maschile. E che tutto sommato, voglio dire, anche dal punto di vista tecnico tattico, questa cosa sta pagando. È d'accordo? È una retorica? No, dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista della gestione di alcuni sistemi, porto qualcosa del maschile. Esempio, quale sistema? Il sistema del... No, semplicemente l'appoggio di una free ball è diversa rispetto a quella che loro hanno sempre fatto. Nel maschile ci sono delle responsabilità precise, tutte le squadre lavorano in questo senso, loro non erano abituate, le ho abituate, credo che questo per loro significhi un qualcosa in più. Io cambio come tutti cambiano, le persone non rimangono mai le stesse,
quindi allora avevo 12 anni in meno, credo che sia normale, per cui se uno diventa un pochino più maturo, chiamiamolo così, come allenatore, credo abbia possibilità di essere un po' più equilibrato. Si parla di formazioni fortissime, si parla della Cina, si parla del Giappone, però è anche vero che l'Italia ha la panchina più lunga, qualitativamente parlando. Dobbiamo aspettarci una formazione diversa serata dopo serata per arrivare poi a rifinire sabato e domenica? Sulla carta non c'è questo aspetto, non è che ho programmato di partire diversamente da una partita all'altra. Se capiterà lo farò perché le situazioni contingenti lo determinano, però è vero che noi abbiamo veramente 14 atlete che possono essere importanti in qualsiasi momento. Credo che questo sia un bel valore, perché il senso di appartenenza a una squadra è uno degli aspetti fondamentali quando si costruisce una squadra vera. Ma anche cosa le ha insegnato? Meglio coprirsi? Meglio avere i pari in difesa? La Germania? La sfida con la Germania? No. La sfida con la Germania ha determinato forse il picco più alto di un nostro fondamentale, che è stata la battuta. E mentre con... Anche nella partita con la Dominicana abbiamo battuto bene, però la Dominicana ci ha messo in difficoltà col loro attacco e con la loro capacità di toccare a muro tanti palloni, quindi abbiamo fatto fatica in quel senso. Quindi la partita con la Germania mi ha detto che la nostra battuta è a livello importante, e questo è una bella cosa. Potrebbe essere un segreto. Non è più un segreto, però potrebbe essere un'arma molto importante. Cosa vuol dire giocare un mondiale in casa, mister? Lo sto scoprendo, perché è la prima volta che mi capita, e credo che sia una bellissima responsabilità, nel senso che bellissima perché è un momento, credo, irripetibile nella carriera di chi fa dello sport. Responsabilità perché comunque sappiamo di avere tanti occhi addosso e qualche volta un pochino ci condizionano, ma come ho detto a loro, se questo accade deve essere un momento molto veloce, poi bisogna invece farsi trasportare dal pubblico. Senta, la formula così lunga, questo anno veramente lunga, non la sottopone un po' magari qualche sconfitta che pure ci sta, perché è meglio arrivare a Milano in splendida forma che... No, diciamo che qualche sconfitta può arrivare, ma non perché uno ha programmato la forma migliore nella finale, perché qui se ti capita un giorno che non stai bene e perdi una partita che tutto sommato potevi anche vincere, è questo il problema. Quindi tutte le squadre sono nelle stesse condizioni, quindi non è un problema per noi, è un problema di tutti. Un'altra curiosità per quanto mi riguarda, come mai ha scelto di far disputare gli allenamenti a porte chiuse? Ma non è una scelta determinata da scortesie o quant'altro, solamente che dobbiamo parlare molto tra di noi e lo dobbiamo fare nella nostra casa, che è la casa di gioco, in palestra, quindi saremo veramente molto disponibili in tutti gli altri momenti, a partire da questi, a partire dalla fine della partita, a partire dagli autografi, staremo sempre lì. Per quell'ora lasciateci un attimino tra di noi.